non otterremo con la concorrenza mondiale del turismo i risultati che invece la fortuna del luogo ci ha consentito. Allora, la squadra è partita, lavora in sinergia con il comune. Abbiamo per esempio avviato sul Expo 2015, lei sa quanto tengo a questa manifestazione che vedrà 9 milioni di visitatori del 2015 arrivare in Italia, stare per 6 mesi in Italia e quindi visitare i principali luoghi turistici del paese. Però bisogna attrezzarsi per questo e grazie al sindaco e al delegato ci siamo mossi immediatamente. Ora la squadra c'è, noi abbiamo oggi non solo i tre alberghi più importanti di Meta, Lotella del Mugno, del Panorama, Giusto del Mare, strutture importanti, abbiamo degli operatori, abbiamo visto in sala il dottor Giglio che è un tour operatore internazionale, abbiamo un imprenditore che io oltre ad essere mio amico penso che sia un vanto per Meta, Stefano Massa che con il suo Villa Massa ha dato a Meta ma a tutta la penisola sorrentina una valenza straordinaria di qualità rispetto a quello che si può fare su alcuni prodotti, su alcune attività. La squadra c'è, abbiamo un interlocutore. Siamo alla porta della penisola sorrentina, abbiamo bussato alla porta del principale soggetto istituzionale. L'assessore Sommese ha immediatamente aperto questa porta. Non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo creato il corridoio, ora tocca a noi. La porta è aperta, ma se non continuiamo a presentare progetti e lavoro concreto rispetto al rilancio del territorio, nessuno lo farà per noi e il corridoio rimarrà vuoto. Ringraziamo l'assessore di aver aperto questa porta, noi dalla settimana prossima tutti continuiamo a lavorare in questa direzione. Grazie.